Coppelia è un balletto divertente, ironico, brillante, ma soprattutto è un balletto di rottura con tutto il filone romantico che aveva avuto la sua massima espressione prima con la Silfide e poi con Giselle. Coppelia nasce nel 1870 ed è il frutto di una sinergia pazzesca. Infatti alla coreografia ritroviamo Ursula Leon, alle musiche ritroviamo Léo Delibes e come librettista vi è Charles Nuyter che insieme ad Ursula Leon riadatta decisamente riadatta, un racconto ben tetro che è di Hoffman e si chiama L'uomo della sabbia. Per il ruolo principale di Svanhilda, Saint-Léon inizialmente aveva in mente una ballerina da lui molto stimata, Adele Granzhoff, che però si ammalò nell'estate del 1868. Pertanto, il coreografo si mise alla disperata ricerca di un artista che potesse esserle pari, selezionando invano numerose aspiranti. Nessuna, però, sembrava adatta al ruolo. Ursula Leon e il direttore dell'opera, Émile Perrin, arrivarono addirittura ad incaricare il compositore Léo Delibes di carpire dall'Italia una candidata adatta. Il viaggio, però, si concluse con un ritorno a mani vuote. Eppure, durante l'assenza di Delibes, la ballerina italiana perfetta fu ugualmente trovata. Si trattava di una giovane quindicenne, allieva di Madame Dominique, e si chiamava Giuseppina Bozzacchi. In Giuseppina si combinavano perfettamente il gesto misurato della scuola francese con l'espressività vivace di impronta italiana. Perché a Delibes fu chiesto di trovare Svanhilda in Italia? Negli anni 50 dell'Ottocento, il balletto romantico in Francia si era avviato verso una progressiva decadenza e la celebre École de l'Opéra era in forte declino. Il primato didattico ormai spettava alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano, portata a livelli eccelsi dal napoletano Carlo Blasis. A Parigi le qualità liriche erano state sostituite da uno sfoggio di virtuosismi decisamente spettacolari, ma inespressivi, il che aveva disabituato il gusto del pubblico alla drammaturgia. Il grande Auguste Bournonville aveva pubblicato un saggio nel quale denunciava l'abbandono da parte dell'opera degli insegnamenti che avevano reso grande l'école ai tempi di Auguste Vestris e di Pierre Gardel in favore di un semplice allenamento di routine. Le scene, i costumi, le coreografie apparivano ormai stereotipate e noiose. La danza maschile poi veniva trascurata. Sarebbe accaduto ancora tanto altro dopo, ci sarà su tutto il monumentale ed immortale avvento di Marius Petipa, ma nel frattempo siamo fermi qui, al dopo Giselle. Le grandi stelle si erano ormai ritirate. La Taglioni nel 1847, la Esler nel 1851, la Grisi nel 1854, la Grand nel 1856 e la Cerrito nel 1857. Negli anni 50 dell'Ottocento si distinsero due danzatrici italiane, nonché allieve di Blasis, Carolina Rosati e Amalia Ferraris. Ad esclusione però di queste due artiste, le nuove generazioni sembravano mancare di carisma ed espressività. V'era forte fiducia in Emma Livri, considerata da tutti l'erede della Taglioni, in quanto si riteneva che potesse dar seguito al mito romantico della ballerina eccelsa ed eterea. Purtroppo però il destino si accanì su di lei. Il 15 novembre del 1862, durante un'esibizione, Emma mosse per sbaglio il proprio tutù sopra la lampada a gas. Il tulle immediatamente si infiammò e il fuoco divampò spietatamente e con celerità. Sconvolta, percependo che era anche pressoché senza vestito, Emma prese i pezzi di stoffa infiammati per coprirsi, aggravando in questo modo ancora di più le sue scottature. Purtroppo, Emma morì dopo 8 mesi di lunga agonia, portando via con sé anche l'epoca del balletto romantico tout court. Aveva solo 21 anni. Quando si pensa a questo terribile incidente, non si può fare a meno di pensare all'identica sorte della ballerina inglese Clara Webster, avvenuta quasi 20 anni prima, nel 1844, per lo stesso motivo. L'illuminazione del palcoscenico nell'Ottocento era pericolosa. Dapprima vennero usate le candele, poi le lampade ad olio e, dagli anni 20, le lampade a gas. Si studiò un tipo di stoffa molto meno infiammabile, ma era più rigido del tulle e tendeva al giallo. Molte ballerine si rifiutavano di indossarlo, tra queste appunto Emma, alla quale venne chiesto di firmare una dichiarazione in cui si assumeva ogni responsabilità. Dopo la tragedia di Emma, si decise di tenere delle coperte bagnate pronte per l'uso dietro le quinte, per evitare che simili incidenti sortissero conseguenze così gravi. Il Teatro dell'Opera Garnier è divenuto poi uno dei primi edifici parigini a beneficiare di un impianto elettrico su larga scala. Si dice che la giovane Bozzacchi a 4 anni provasse già ad imitare gli angeli in volo presenti nell'affresco della chiesa di San Paolo a Milano. La famiglia, nonostante le ristrettezze economiche, le permise le prime lezioni di danza già a partire dal 1862. Giuseppina aveva 9 anni.
presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala. Lì la notò immediatamente Amina Boschetti, prima ballerina della Scala e in procinto di partire per l'opera. Fu la Boschetti che, avendo notato il potenziale della ragazzina, nel 1865 la incoraggiò a recarsi con la famiglia a Parigi, in modo da poter studiare con una delle insegnanti migliori del tempo, Madame Dominique. Amina fece per la Bozzacchi ciò che in qualche modo avevano fatto la Taglioni e la Cerrito per lei. Infatti la milanese Giacomina Boschetti, meglio conosciuta come Amina, a soli 8 anni conobbe dapprima Maria Taglioni, che, impressionata dal suo talento, le propose di partecipare allo spettacolo L'allieva d'amore. E in seguito incontrò Fanny Cerrito, che le ingaggiò per la propria compagnia. Amina, però, con Giuseppina andò anche oltre. Fu infatti sempre la Boschetti che si occupò economicamente delle lezioni della sua promessa, dato lo stato di indigenza della famiglia di Giuseppina. La prima ballerina scaligera non fu però il solo angelo custode della ragazza. Anche il direttore stesso dell'Opéra de Paris, Émile Perrin, assicurò all'enfant prodige una piccola rendita per studiare con serenità ed impegnandosi a non farle calcare le scene se non al momento giusto ed opportuno. Giuseppina, con un padre molto malato, destinato a morire presto di polmonite e che avrebbe lasciato la moglie con altri 5 figli da tirar su, avvertiva tutta la responsabilità della situazione. Dopo le lezioni, tornava sempre a casa a piedi, in modo da poter risparmiare almeno i soldi della carrozza. Quando arrivò l'ingaggio, ben remunerato da protagonista di Coppelia, per prima cosa si occupò di estinguere tutti i debiti contratti dal padre. Aveva solo 16 anni. Oltre alla grande maturità e al gran cuore, la Bozzacchi doveva sicuramente avere doti eccezionali, se tanti avevano creduto e credevano in lei. Non era però mai apparsa in pubblico e Saint-Léon dovette ricoreografare e rimodellare radicalmente il ruolo che aveva originariamente creato per una ballerina esperta. Le prove iniziarono a maggio 1869, un anno prima del debutto, e già a fine mese i due atti furono pronti. Tutto venne delineato a grandi linee prima che Saint-Léon fosse stato costretto a ritornare a San Pietroburgo. Saint-Léon, infatti, dopo una luminosa carriera come ballerino e talentuoso violinista, era divenuto coreografo per lo Zar a San Pietroburgo nella stagione invernale e per l'Opéra a Parigi nella stagione estiva. La prima avrebbe dovuto esserci ad aprile, ma un'indisposizione di Saint-Léon procrastinò di un mese ancora l'esibizione e tale ritardo non fece che accrescere nel pubblico ancor di più le aspettative. Aspettative che il 25 maggio 1870, giorno della prima, non furono affatto disattese. Presenti allo spettacolo anche l'imperatore e l'imperatrice, Giuseppina diede a tutti prove eccelse del suo talento e non ci fu giornale che non decantò le sue lodevoli doti artistiche, che contemplavano sia il piano tecnico che quello espressivo. Dal diario dell'Opéra apprendiamo che vi furono 18 rappresentazioni in tutto di Coppelia, a partire da quel 25 maggio. Da settembre, praticamente le pagine del Journal de l'Opéra sono vuote. Era scoppiata la guerra franco-prussiana il 19 luglio 1870, tra l'ambizioso Napoleone III e Otto Bismarck. Guerra che rappresenterà il più importante conflitto avutosi in Europa tra l'epoca delle guerre napoleoniche e la Prima Guerra Mondiale. Parigi fu assediata. Al mercato si arrivò a vendere carne di cane, di gatto, fin anche di topo, e ci si cibò anche degli animali dello zoo. Il vaiolo imperversava. L'opera fu chiusa e appena 2 giorni dopo la sua improvvisa chiusura, il teatro subì una grave e tragica perdita quando Saint-Léon morì di infarto il 2 settembre all'età di 49 anni. La ballerina Léontine Bongrand organizzò gruppi di raccolta alimentare e lavorò nell'ospedale dei soldati, nel seminterrato della Comédie Française. Allestì inoltre una specie di sala prove nel proprio appartamento. All'opera stessa si tentò di proseguire gli allenamenti per aggrapparsi ad una sorta di normalità che tenesse saldi i nervi e intatta l'anima. Anche Giuseppina, imperterrita, continuò ad andare a lezioni di danza, nonostante non arrivasse alcuno stipendio o sussidio dalla direzione. Stremata dalla fame e dai patimenti, presto si ammalò e fu costretta alla fame. Successivamente, la giovane promessa contrasse il vaiolo. Giuseppina morì il 23 novembre 1870, giorno del suo 17° compleanno. Fu sepolta al cimitero di Montmartre. Sulle Figaro del 26 novembre, un commosso epitaffio ci racconta dettagliatamente il funerale. Delibes eseguì all'organo una marcia funebre in cui venivano richiamati diversi motivi del suo balletto.
Il dolore profondo e il senso di ingiustizia nutrito nei riguardi di una morte troppo prematura furono espressi con parole sentite, toccanti, commosse e personali da Perrin, il direttore dell'Opéra. Già più di una volta ho dovuto compiere il doloroso dovere di rivolgere a nome tuo il supremo addio a coloro che ti erano stati cari. Non ho mai sentito il cuore stretto da un'emozione più struggente. Certamente, i giorni dannosi che stiamo attraversando non ci risparmiano dalla sofferenza. Anzi, lacrime e insulti sono diventati il nostro pane quotidiano. Bene, nelle pubbliche sventure, in questo lutto incessante ed immenso, la morte crudele e inaspettata tra tutte le morti, la morte di questa bambina che cominciava a vivere, ci colpisce con un dolore più acuto in mezzo a tutti i dolori. Coloro che hanno svolto il proprio lavoro, che hanno vissuto la propria vita, questi possono svanire e scomparire. È la legge dura, ma la legge inevitabile, l'atteso decreto della natura. Ma che la morte scelga una vittima così innocente, distrugga in poche ore quell'insieme incantevole che le cure materne avevano avuto tanta difficoltà a formare, che la morte spezzi così all'improvviso un avvenire così luminoso, è uno di quei giudizi iniqui contro i quali, mentre il cuore sussulta per l'insulto, la ragione si indigna e l'anima si ribella. Questi fiori, questi puri emblemi di candore, di giovinezza, di innocenza, sono meno puri, meno casti, meno immacolati di quanto lo fosse questo essere affascinante, che oggi non è altro che un ricordo e che si chiamava Josephine Bozzacchi.